Mister, avete chiuso bene il 2020, avete iniziato alla grande questo 2021, 6 gol, l'ottava vittoria di fila non era scontato perché è sempre un po' un'incognita ripartire dopo una sosta, ma certi risultati non arrivano per caso, serviva maturità e personalità che l'Inter ha dimostrato di avere. Sì, assolutamente, servivano i 3 punti, era importante ripartire il nuovo anno come avevano lasciato in campionato l'anno scorso. C'è stata la difficoltà di partire con l'1-0, con 1-0 sotto, poi siamo stati bravi a recuperare, c'è stata una grossa ingenuità sul rigore che sicuramente potevamo evitare. Poteva sicuramente una situazione innervosirci un pochettino, andare alla fine del primo tempo con nervosismo per il fatto di non essere in vantaggio nonostante l'avessimo meritato. Invece poi il secondo tempo siamo stati bravi a continuare a giocare, a creare situazioni, ad essere precisi anche nelle conclusioni. Che cosa lasciano in eredità queste 8 vittorie di fila, ma soprattutto queste 8 grandi prestazioni? Ma quello che devono lasciare in eredità è... sicuramente sono in classifica, sono 24 punti, penso che questo sia importante. Al tempo stesso, quando vinci con continuità, quando vinci in maniera continua come stiamo facendo noi, sicuramente aumenta l'autostima, la fiducia nei propri mezzi, ma il gruppo sa benissimo qual è la strada che noi dobbiamo continuare a seguire. Come ho detto sempre, dobbiamo essere bravi, concentrati su noi stessi, tapparci le orecchie e andare avanti. Domande da studio? Sì, buonasera mister. Allora, ancora una grande vittoria maturata nel secondo tempo, sintomo di grande carattere ma anche di grande condizione fisica. Penso sinceramente che meritassimo già alla fine del primo tempo di finire in vantaggio. Penso che più per demerito nostro, no? Il fatto che la partita a fine primo tempo sia finita con il risultato di parità, no? Ma nel secondo tempo, ripeto, abbiamo fatto la gara, abbiamo creato situazioni, abbiamo rischiato veramente zero, siamo riusciti a fare gol, potevamo farne qualcun altro, però complimenti anche al Crotone perché si è dimostrato comunque un avversario organizzato che gioca bene a calcio e quindi complimenti a Stroppa per quello che sta facendo. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non olvides suscribirti al nostro canale YouTube. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel.